Ok, diamoci da fare. Innanzitutto io ho delle cuffie, le cuffiette con la musica anche. Sono scomodissime. Però... È veramente scomodo usare le cuffiette per sentire la musica. Allora, qua non dobbiamo potenziare niente, ci eravamo lasciati qua e dobbiamo far esplodere quello. Spero non si senta la musica. Io non sento niente del gioco. Anche se non... Oddio, lo sapete che lo posso fare? Sa perché non c'ho Spotify. Cioè, ce l'ho su... Potrei scaricarlo, ma non ho l'abbonamento. Allora, ce ne andiamo? E non posso sentire la musica che voglio io. La fossa. Ehi, che succede laggiù? Ehi, ci ha mandato Nicolai. Ce l'ha ordinato lui. Ok, ce l'hanno detto dei Che tutori, palle. non lui di Non me le posso persona. mettere. Vuole uno dei prigionieri, l'ultimo arrivato. Va bene, vengo con voi. Poi lo porteremo da Nicolai insieme. Oh, certo. Nicolai non muore mai. Cioè, hanno passato tre raffiche a mancarmi e adesso stanno colpendo tutte le raffiche. Faccio così. Recupera. Ok. Poteva andare meglio. Allora, tra l'altro una cosa, quelle frecce OP che dicevo non ci stanno qua. Stanno in Rise of the Tomb Raider. Già, mi sono confuso, infatti. Che so, le frecce veleno. Oddio, mi pare che stiano solo in Rise. Mi sa che ci sono anche in Shadow the Tomb Raider, però non dovrebbero essere OP come queste qua, come quelle di Rise. Però insomma, quelle velenose praticamente shottano i nemici. Nel senso, per esempio, quelle corazzate come adesso, che persino le frecce infuocate non gli fanno un cazzo. In Rise praticamente gli lancio una freccia velenosa e muoiono istantaneamente. Poi c'è un potenziamento, tra l'altro, che fa sì che quando un nemico muore dalla freccia, esplode con una nube di veleno. Non mi ricordo, mi pare di sì, fa una nube di veleno che avvelena gli altri avversari. Infatti con tipo due con una freccia sola posso uccidere fino a tre bersagli se voglio. Non siamo messi male, siamo al 42%. Adesso questi nuovi sudditi si inchinano a te con la voce ti lodiamo. E col mio arco ti ammazziamo. Non so se li ammazzo tutti. Oh! Ma aspettavo un'esplosione, ma non un'esplosione che fa avanti fuori tutti. Pensavo sopravvivesse qualcuno, invece sono saltati tutti. Perché ne sto ridendo troppo? Lo so, scusatevi, era una tragedia. Ho ucciso delle persone, lo so, sono malfatto. Adesso? Ma sì che posso dargli fuoco? Vedi che ci sta la carta. Ah, dovevo fare l'esplosione. Succedeva di correre. Lo consiglio spassionato. Da consumatore a consumatore. Di tragedia. No, ti prego, non mi fa schivare le cose all'ultimo. Che non vedo un cazzo. No, devo correre.
E poi questo è zolfo. Diresti, ma lo zolfo. Cioè... Allora, per esempio, nella mia zona ci sta l'acqua zolfa. Stanno le. Appena esco da qui ti ficco quelle frecce su per il culo. L'avete sentita? Ehi, vedi di piantarla. Stiamo lavorando. Pezzo di idiota. Tutto questo mi sembra eccessivo. Dopo la fuga del vecchio, non vogliono correre rischi. Questi nuovi hanno portato solo guai. Dovremmo buttarli agli ioni. Allora, secondo te che succederà? La regina del sole finalmente ci libererà dall'isola. Quindi è... Datemi una mano! Cazzo! Che ne sta? Dove sta? Dai, colpo. Come va lassù? Sì! Che storia incredibile, Lara! Sì. Tre frecce. Ad arrivare qui? Mi hanno aiutata. Grim? Vai. Morto. Sì. Non ce l'ha fatta. Merda. Ho sempre pensato fosse immortale. È andato alla grande. Sono qui. Davvero scozzese. Sentite, c'è un elicottero in arrivo. So che tengono Sam da qualche parte. Avete visto Whitman? Forse non è arrivato alle stanze degli ospiti. O forse è passato direttamente in prima classe. Ciò. Lo troveremo. E anche Sam. Dopo che saremo usciti di qui. Ma questi gli hanno lasciato le armi. Ma che cazzo di coglioni sono? Metti Rush in prigioniero con le armi. Bene. Proviamo a muoverla un po'. Forza, di nuovo. Ok, pronti. Saltiamo. È inutile, Ray. Saltiamo. Il cadavere. Ah, ecco. Quest'isola è un covo di mare. Parlavano di uno spirito del sole. La regina del sole, l'antica sovrana di Yamatai. Scherzi. Vuoi dire che la testa è Yamatai? Tenetevi forte! È già qualcosa. Siamo partiti per questo, no? Ora serve del peso. Ora serve del peso. Sta crollando tutto. Il pavimento inizia a deformarsi. Non pensarci, Lara. Tiraci fuori da qui. Continua così. Perfetto, non è per te. Dove fa? Ah, ecco. L'avevo vista la seconda. Oh no, oh no. Ah, giusto, c'è dello sotto. Se c'è dello sotto c'è anche la possibilità cosa l'altra. Dobbiamo uscire da qui. Ci sto lavorando, dammi 3. Ancora. Anzi no, continua. Fino a pensarlo. Non posso, lo vuoi capire che non posso? Bene. Non me le fa fare insieme, perché? Meno che... Lascialo Whitman, fidate di me. Stava sul cazzo già da prima. Cioè
era una cosa laterale, mi sa che mi sono perso qualcosa, non me ne frega, adesso sopravvivo, ciao. Perché l'acqua zolfa, come la chiamo io, come la chiamiamo io, è acqua dove c'è una cosa sulfurea, come le terme e cose così, no? Quindi se c'è sta la cosa, c'è sta una sorgente geotermica sotto una... calore, lava, qualcosa del genere. Non c'è un vulcano dalle mie parti che è cattivo, no. Però lo zolfo esce dalla terra, dalla sorgente appunto geotermica. Non è tanto curiosa la cosa che sono curiosa io, guarda. Thank you. Have a machine. Fratello, fratello, e poi si fanno ammazzare, li lasciano ammazzarsi. Vedi che in caso di sopravvivenza come faremo. Rovine inestimabili. Perché a me è un po' bastardo stasera, lo so. Ma che faccio le sopravvivenze, ragazzi? Io sono buono e caro. Soprattutto qua sopravvive io. Qualche due uccido senza pietà. Sono il classico personaggio che se ti muore, se vieni morso da uno zombie, ti sparo in testa nel momento esatto in cui succede. Facci una foto, facci una foto, facci una foto. Prendi tutto, prendi tutto! Tasca, tasca! Non si scappa. L'ho sentito in giapponese prima che l'aereo si schiantasse. Lo stesso rito della tomba di Emiko. Perché a Mattia si interessa tanto? Potevi anche prendere altro, eh. Poi dove se l'è messo, voglio sapere. Che c'è un marsupietto piccolo piccolo. Non ce l'ha fatta. Oddio. Raga, ma ci avevamo già i cazzi nostri da fare. Volete perdere tempo a menasse? Anch'io. Ma si è dato fuoco da solo sto scemo. Posso? Mamma mia. Però l'atmosfera di azione la sa fare, secondo me. Il problema è che la telecamera si muove troppo, secondo me, per i miei gusti. Tutto tranquillo. Qua non succede niente, non succede nulla. Cos'è? Lara, sei viva? No, sono al bar. Allora, stai bene? Che ti è successo? Beh, quando hanno capito che sono innocuo, mi hanno lasciato praticamente libero. Lo sai che hanno preso gli altri? Sì, sì, Sam è là dentro, ma senza un'arma non posso liberarla. Lara, i solari sono un eccezionale caso antropologico. Sono pazzi assassini, Whitman. Salviamo Sam e andiamocene. Oh, oh, certo, certo. Io sorveglio qui. E chiamami quando possiamo andare. Senza armi. Tu non capisci. Sei stata scelta, Samantha. È un grande onore per te. Ah, giusto, si chiama Samantha. Dio, lui compiene. Alcuni iniziavano a dubitare della tua esistenza. Invece eccoti qui. Prendi la mira. Tu pensi che io sia speciale, ma ti sbagli. Io non voglio essere scelta. Non si tratta di ciò che vuoi. Yeah. Importa solo ciò che sei. Nelle Cazzate. Tue vene scorre il sangue di me. Tu dovresti saperlo, Samantha. Tu sei pazzo, Mattias. Perché lo fai? Cerchi una logica e una ragione dove non c'è. In
passato ho compiuto lo stesso sbaglio, quando pensavo che navi o aerei potessero trarci in salvo. Io voglio tornare a casa. Anch'io. Da anni attendo questo momento. Ho sacrificato tutto. Pensi che non abbia provato a scappare da quest'isola? Siamo tutti prigionieri. Ma tu, Samantha, hai il potere di far sorgere una nuova alba. Non sai quante persone hanno dato l'anima per questo. Gli incendi dilagano. E quell'altra è sparita. Ci penserò io. Dimitri! Demetre! È uno dei due capi. Prendila. Bene. Lara! Oddio, sei proprio tu! Cazzo, strilli! Quasi pensavo di avere allucinazioni. Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene, sì. Le mie armi. Oh, le tue armi. Ah, è vero, non ce l'avevamo le armi. Come facciamo a scappare da qui? Dobbiamo andarcene prima che torni. Whitman! Whitman! Ma dove si è cacciato? Ma ancora ci credi tu? Ma ancora sei così ingenua? Sei seria? Quanti morti devi vedere? Via, Lara, scappate! Prendetele! Scappate! Presto, alla sala del trono! Bel colpo. Ma è cambiato il fucile a pompa! Non è lo stesso fucile a pompa di prima! Va avanti, Sam! Io trovo un'altra strada! Questa era l'unico maledetto parte dell'edificio che non ha dato, contenti. Come l'ho detto! Perché non mi fa... Vedi. Addo cazzo. Porca. Poi troppo, scusami. La fuggita. Andate subito a cercarla. Questo è il problema. Prendi colpi, ricarica questo. Perfetto. Ricarica questo. Prendi l'arco, corri. Andiamo su. Questo non lo posso rompere. Cosa da fa? Beh, voi non siete morti, perché? Che poi c'è il... come dice? Non la cadenza. Che quando tu lanci la freccia perde man mano la potenza e quindi va giù, verso il basso. C'è questa cosa. Nel gioco. Per questo a volte il quick shot non è utile. Guarda il palazzo ledico. Avevo detto usavo solo la, però diventa impossibile dopo un po'. Ancora non l'abbiamo trovata l'ultimo pezzo. Probabilmente sta in una tomba. Probabilmente vuole che faccio una tomba. Non specifica, ma una tomba proprio per ottenere l'arma. Della pistola.
Andate, tutti quanti. Provate la prescelta. L'altra è mia. Quella. Massacra. Corri, non sta ferma come una scoina. No, non lo posso uccidere. Ho perso mezz'ora per uscire. Ma che l'hai ucciso? Ma quale hai ucciso? Get fucked! Speravo che lo uccidesse quello. Hai finito di nasconderti. Ho un lancio granate. C'era pure il lanciagranate nelle armi? No. Ma che cazzo sta a dire? C'era anche il lanciagranate? Ah no, lo prende e lo attacca alla... Sì. Questa ragazza ha zero knowledge di quando, cioè di sapere della cosa, della, come si dice, di creazioni di armi o cose così. E lei è capace di attaccare così e far sì che lei premi il pulsante e spara la granata. Vi rendete conto di questo? Sì! Scappate, bastardi! Insistete tutti! Solo che non esplodono all'impatto e ci sta. Infatti è stronzo stare. Che devi beccare. Devi beccare l'angolazione. Oh, ma ancora è vivo? Ma che cazzo? A parte che mi sta sparando da dietro al muro. Sì, mi sta sparando dietro al muro. Sì, mi stanno sparando da dietro al muro. Vi rendete conto che si è buggato? Sarà buggato. Praticamente ho colpito praticamente con la prima granata, l'ho fatti esplodere. Non l'ho spostato, non l'ho ucciso, ma l'ho spostati e loro sono entrati dentro al muro. E adesso ho tutto. Come ha detto lei, scappate stronzi. Ah, porca puttana, sei ancora vivo. Sei morto, ok, grazie. Fucile a canne emozione. Vediamo questo nuovo fucile. Vi ricordo com'era fa prima, praticamente. Allora, qua abbiamo preso tutto. La pistola non si è potenziata ancora. Non posso fare niente. Devo trovare le parti. L'arco no, devo potenziare sul fucile, che adesso che abbiamo questo. Allotto le incendiarie. Che fa? Aspetta, cos'è questo? Deve ricaricare due colpi contemporaneamente. Ah sì, è vero, c'è anche questa cosa. No, il punto abilità! Che poi tanto non me li salva. Non so perché, non mi salva il checkpoint. Allora, noi dobbiamo prendere altri punti abilità per. Con altre abilità per prendere. Non mi serve per forza questa abilità, no? Chiaro. Contrattacco e schivata. Schiva un attacco con più che una freccia nella. Eh sì, ecco qua. Comodo. Quanto manca per il potenziamento? Due abilità, ok. Non credo di riuscire a farcela. Per quanto riguarda la tomba dovrei essere messo bene. Cioè qua c'è solo una campo, questa è solo una storia. Qua ci sono due tombe e non mi ricordo dove sta l'altra. Dovrebbe essere da ste parti, tipo. Quindi in teoria dovrebbero essere 9 tombe, se mi ricordo bene. Dovrebbero essere 9 tombe.
problema è che adesso io ne abuso delle lanciagranate. Vedete, adesso del lanciagranate ne abuso parecchio. Rischio di abusarne parecchio. Vedi, perché qua esplodo a contatto? Non c'ha senso. Lasciatemi in pace. Vieni, non ti faremo del male. Brava, spara. Scappa! Brava. Un'altra punta abilità. Gratuito. Come? Vabbè. Ui! Qua potete usare le armi a manetta perché tanto ve ne dà una marea di colpi. Ma proprio tantissimi. Me ne dà proprio tantissimi di colpi. Potete proprio sparare tranquilli. Cazzo. Pure voi. Cercando di usare l'istinto di sopravvivenza per vederli, ma non è facile. Dai lontano da quella bombola. Dove cazzo stai? Io t'ho beccato. Spara tutto. Tranquilli in terza persona. Questa pare che devo rompere. È laggiù, vedi di farla fuori. La straniera è laggiù. Eccola. Perché c'hanno tutti una cazzo di... Anche meno. Come mi sta prendendo dietro un muro? La troia però. Oddio mio. Che cazzo si fa qua davanti? Ha un lancio della nave. Abbassate la prima che arrivi qui. Dio, ho sparato. No, dovevo colpire direttamente. Non mi fermerete. Niente e nessuno mi fermerà. È arrivata, amore. Vieni presto! Vai scala. Da Lotta. Io vi raggiungo. E non salire sull'elicottero. Fidati di me. Ti prego, fidati. Vai!
Senti la tromba. No, ho trombone, non so che cazzo di musica che c'è. Altre cose, dai, sono io. Questa è musica di tensione, di inseguimento, non succede niente in realtà per il momento. Ok. Ah, punto. Sali. Abbiamo una certa urgenza. Sali. A tempo di non devono salire sotto l'elicottero. Tanto vuole abbattere. Distruggi i ponti! Ma uccideremo i nostri! E sti cacchi! Altri miscredenti! Bella, quello è miscredente! Sei miscredenti, certo. Molla. E mollami. Questi concitati dove lo schermo si muove troppo, io non vedo dove cazzo sto saltando. Non mi fa schiva cose. Le tempeste! È troppo pericoloso! Rod! Ma lascia! Io però, scusate, mi già è una torre fatta di lamiere e pezzi di legno marcio, no? Che cazzo di idea è per lasciarli dentro roba esplosiva, cioè contenitori con dell'esplosione? Siete mica intelligenti pure voi! Già so cose che si tengono probabilmente con lo scudo. Non dico che non è, non era da fare, cioè costruisci quello che cazzo c'hai, però guarda questa, una cassa di dinamite sospesa, che ce devi fa? No, non fa solo quell'esplosione, se è tritologo, se è dinamite proprio fatta bene con tritolo quella là, quello decente. Sarebbe saltato in aria tutto, compresa te. Perché si staccherà? Che me ne sta giocando io? Scusa, ma non gli hai detto, non gli potevi dire le tempeste pure tu? Vi ricordate che gli dicevo Dai, salta! Gli dicevo, rimpiangerà di aver detto quella frase quando ha incontrato Rod. Vedrai. Scende! Rod, dobbiamo atterrare! Altrimenti la tempesta ci sbriciolerà! Dall'isola non si scappa! Non possiamo abbandonarli! Atterriamo! No! Non con questo tempo! Non possiamo abbandonarli! Ci scapperemo! Subito! Cazzo, sei fuori!
No, no. Stai bene, Lara? Se sta bene. Sempre a pensare a Lara, vero? Ti sei scordata chi ci ha trascinati in questa merda? Non è giusto, Reyes. Sì, hai ragione. Lo so, non dovevo dirlo. Soltanto che... Roth, non so proprio come faremo senza di lui. Ora pensiamo a portarlo in un luogo sicuro. È morto da eroe e gli renderemo onore come tale. Vecchia motovedetta alla spiaggia. Dovrei riuscire a ripararla. Sì, proviamoci. Tanto non serve. Non ce ne andremo mai da quest'isola. Dai, Lara. Non fare così. Dobbiamo unire le nostre forze e trovare un piano, d'accordo? No, tu non capisci. Non capite. Qualcosa ci tiene imprigionati qui. Qualcosa? Lara, dormici su. Ascoltate, di solito sono il primo a credere alle storie più assurde, ma quest'isola le supera tutte. Non morirò in questo posto. Aggiusterò la barca e ce ne andremo. Lo sai che quest'isola non è normale, Jonah. So che lo sai. So solo che questo posto sfugge a ogni logica. Pensi che l'istinto sia una debolezza. Invece può darti forza. Ascoltalo. Ci servi, Lara. Il ragazzone ha ragione. Voglio restare con lui. Mi serve tempo. Sai dove trovarci. Vieni quando te la senti. Senza di te non ci muoviamo. Tienila tu. Roth, adesso cosa farò? Hai un grande istinto, piccola. Devi solo fidarti.
Non si scappa. Le tempeste sono legate al potere della regina del sole. Ecco cosa ci impedisce di andarcene. Nel monastero c'è una sala sacra. Se è custodita dalla guardia tonante, là dentro troveremo il modo di placare le tempeste. Un ingresso segreto lungo il fiume. La barca. Non possiamo allontanarci dall'isola, ma ci porterà alla sala sacra. Andare con loro. Forse non si è capito. Praticamente è crashata. È crashato il gioco mentre stava dentro l'elicottero. Quindi ho dovuto tagliare e rimettere. Praticamente, a parte quando ha detto le regine amico, le tempeste sono il suo potere. Io ho fatto buongiorno. Te ne sei accorto adesso. Mi dispiace per lui. Veramente mi dispiace. Era l'unico, uno dei pochi personaggi che mi piaceva di questo gioco. E certo, i personaggi mi piacciono. Non mi riporterai indietro, piccola. Rot direbbe così. Non posso credere che sia morto. Niente più aneddoti sulla mia famiglia. Niente più scalate. Io dovevo morire io al posto suo. Invece eccomi qui. Viva e vegeta. Consapevole che navi o aeroplani non potranno mai portarci in salvo. O almeno non ancora. Sono convinta che Nico e il monastero siano la chiave di tutto. No, vuole estremo. Quest'incubo deve finire. Allora, sì, lo so, come deve finire. In realtà avrei dovuto, mi mancava un potenziamento, quindi che è un componente per potenziare l'arma. Di pazienza. Allora, stacco qui, perché sono già 40 minuti che sto registrando. E prossimo video vediamo cosa deve succedere. No, tanto sto registrando un po' tutto di fila così. Tanto non manca molto, mancherà. Penso siamo al 55% quasi della storia. Circa, sì. Quindi certo che una settimana, due, finisco. Nemmeno. Dovrei riuscire a finirlo prima della fine di marzo. Iniziare ad aprile Rise. Finire Rise entro tot, se spera, perché Rise è bello lungo. E poi dovrei iniziare a maggio Shadow the Tomb Raider. Il problema di maggio è che ci sta anche Mass Effect. E quello, se riesco a prenderlo, lo voglio portare come serie estiva. Voglio portare tutti i Mass Effect, è un po' difficile. Forse porterò o il Soul 2, che è il mio preferito, o forse, non lo so, vedrò. Potrei, ovviamente c'è gente che mi direbbe fare le live. No, perché non faccio live per una persona sola, mi dispiace. Ho smesso di fare live solo per una persona sola o due. Cioè, quando ci avrò un po' più di gente che potrebbe venire in live, cose così. Niente. Se stavale le lacrime, ci salutiamo al prossimo video.